tagliare le emissioni clima alteranti significa anche ridurre tantissimo l'inquinamento che ogni anno causa decine di migliaia di morti e abbiamo visto colpisce tutti i nostri sistemi respiratori. L'obiettivo di limitare il riscaldamento globale al di sotto di 1,5 gradi è stato messo in discussione, tanto che ora si parla di non superare i 2 gradi, ma tra i due valori c'è un'enorme differenza rispetto all'impatto sugli ecosistemi e alla vita delle persone che vivono nelle zone più a rischio. La crisi climatica è un dato di fatto, sempre più spesso assistiamo a fenomeni meteorologici estremi e le promesse politiche sono rimaste nei programmi elettorali. I ragazzi di Friday for Future si sono uniti così all'iniziativa di Climate Open Platform che a settembre a Milano ospiterà l'Ecosocial Forum, una settimana di eventi, iniziative, dibattiti, azioni che metteranno al centro la battaglia per la giustizia climatica e sociale. L'1 e il 2 ottobre scenderanno infine in piazza per portare nelle strade della città la lotta per un mondo più pulito e giusto. Fridays for Future Italia, insieme a tantissime altre associazioni, lancia un appello a chiunque voglia partecipare a questo percorso condiviso per organizzare iniziative che stanno già venendo organizzate all'interno della Climate Open Platform. Ci porterà a organizzare, a proporre idee, iniziative, dibattiti, tavoli e anche manifestazioni nei giorni di Milano. Tutto il mondo scenderà in piazza di nuovo il 24 settembre 2021 per lo sciopero globale per il clima, mentre nei giorni finali di settembre, l'1 e il 2 ottobre, saremo a Milano per la pre-COP, perché i negoziati per il clima finora hanno parlato tanto ma non hanno portato vere decisioni nella direzione della giustizia climatica. È quello che Fridays for Future chiede a livello internazionale, ossia la crisi climatica è qui e ora e va fatta pagare ai responsabili, cioè a quelli che l'hanno provocata e che per anni, per decenni l'hanno negata. Le nostre proposte molto concrete saranno portate all'interno dell'Eco Social Forum. Potete trovare sul sito Climate Open Platform l'appello a cui aderire e vi aspettiamo tutti e tutte per partecipare e per fare davvero la differenza.